questo micro video ho intenzione di spiegare il funzionamento di RegiPerMe, questo strepitoso programmino. Funziona da chiavetta, semplicemente cliccando sul file esecutivo, e permette la lettura a schermo di qualsiasi cosa si trova, pagine web, documenti in testo. Questo qui è un PDF in due lingue, adesso lo leggerò prima in italiano e poi in inglese. È semplicissimo, basta selezionare il testo e dare a Leggi per me l'ok per leggere. Gli screen reader sono strumenti compensativi della lettoscrittura molto utili ai ragazzi dislessici. Leggi per me permette anche di lavorare, elaborare il testo, quindi lo importa immediatamente. E io lo posso intanto scegliere la voce, qui ce ne sono molte, poi sceglierò per inglese. Scegliere la velocità, leggere parola per parola se scrivo e trasformare quello che ho letto in MP3. Clicco qua, aspetto un po' e mi dice dove salvarlo. Lo chiamo prova. Ecco, sul desktop io fra un po' troverò un MP3 dal nome prova, che è esattamente questa parte di testo. Vado a vedere, è vero, ecco prova, è un MP3 ascoltabile questa volta con un normalissimo Walkman o anche depositato nel Gli computer. screen reader sono strumenti pesativi della lettoscrittura molto utili. Ecco, adesso come dicevo ho letto, ma posso fare tante tante altre cose. Posso evidenziare con lo strumento evidenziatore, ecco, così evidenzio, e poi dopo che ho evidenziato, se avessi un grossissimo testo, potrei leggere solo la parte evidenziata, Screen reader lettoscrittura dislessici. oppure potrei cancellare quello che non mi serve e poi salvare solo quello che mi serve, come ho fatto adesso. È anche un piccolo Word, per cui posso alla fine elaborare il testo scrivendo a destra e a sinistra, ma quello che è molto interessante è che io con questa funzione posso anche scrivere ascoltando. Dislessici. Dislessici lì. Screen. Reader. Sono. Anche. Prevede. Ecco, posso scrivere e ascoltare, quindi correggere casomai con l'ascolto. Un'altra cosa molto interessante di questo programma è la scrittura con il correttore ortografico. Io clicco qui e il programma, se faccio degli errori nella scrittura, mi suggerisce già le risposte. Screen. Ecco, Screen non lo conosce e ti propone delle soluzioni. Per esempio, se io scrivo NONR, la macchina. E dopo gli dico correggi, lui fa la ricerca degli errori e Screen. se io gli dico ignora, me li mostra Reader. tutti. Qua Screen. Reader. Anche. vede che c'è un errore di scrittura, Prevede. non lo conosce perché è inglese. Numero. Ecco, mi suggerisce norma, nonno, nota. Se io clicco due volte Nonno. nonno, ecco, mi ha messo nonno. Ha una calcolatrice parlante, eccola qui. Dovrebbe leggere, ma probabilmente adesso non legge perché stavo facendo quel lavoro lì col testo e allora la chiudo. Molto interessante, con questa funzione salva, copia e incollo come fosse un semplice elaboratore testi, e posso anche salvare in PDF col filtro PDF. Se non mi interessano tutte queste funzioni, ma mi interessa solo leggere, lo lascio così. Anzi, adesso vado a fare la lettura in lingua inglese usando Virgin Emily, uso Emily. Quindi adesso seleziono il testo in inglese e mi ascolto Emily che mi legge in inglese dopo avermelo ascoltato, essermelo ascoltato in italiano. Ci mette un po' a caricare tutta la The screen voce. reader can get a personal computer to read any text present on the desktop.
documents, content of web pages, digital books. Ecco, non è cattiva la lettura, come si può sentire. In case of children who have a strong persistence of the disorder of dyslexia, resistant to any rehabilitation treatment, in Italy we recommend the use of these tools. Ecco, evidentemente può essere anche usato per lavorare sull'addizione. Ecco, se si comprano delle voci, delle sintesi vocali migliori, basta installarle nella macchina e poi si verranno ad essere disponibili. Naturalmente io posso anche in inglese lavorare sul testo con accapi, introduzione di parti e poi ascoltare quello che... ecco. This. Moment. I. One. Finish. This. Lesson. Ecco, è tutto qua. Non è poco per un programma hardware scaricabile dalla rete. Ecco, penso sia stato chiaro e con questo chiudo la registrazione di questo micro video.